Le lagune sono causate da una famiglia moralista che si è sempre nascosta, che con questo meccanismo e questo gioco ha creato i misteri. Ma se, quindi... se tu sai meglio di me, per esempio, che al Comune di Roma hanno fatto delle corruzioni per far diventare Simone Conforti, farlo diventare Simone Pozzi, beh, qualcosa comincia già da lì, no? Diciamo che non era una famiglia del tutto tranquilla. Moana ne ha sofferto molto. Questo bisogna stargli vicino, speriamo che si chiarisca tutto, però rimane Moana viva realmente, non nelle ipotesi, ma per quello che è riuscita a mantenere fino alla fine, una coerenza, una serenità, un modello di donna straordinaria che dovrebbe vivere anche nelle altre persone che prendono questa vita in un altro modo, in una maniera certamente ipocrita, che è quello che non era assolutamente Moana. Bene Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Io ringrazio pure Fantauzzi, che comunque ce la sta mettendo tutta, spero che abbia ragione. No, io spero che con questa puntata in qualche modo abbiamo dato un piccolo aiuto, abbiamo magari introdotto un'altra piccola goccia appunto in un oceano, per che possa arrivare a scoprire la verità e poi soprattutto a far sì che Moana possa riposare in pace, la figura, cioè il ricordo di Moana sia limpido e estraneo a qualsiasi tipo di mistero, di titubanza. Insomma, ecco, questo è forse la cosa più importante, il messaggio che vorrei lanciare a te, a noi tutti e ai nostri radioascoltatori. Bene, grazie mille di nuovo Riccardo per l'intervento. Grazie. Di nuovo, grazie a Riccardo Schicchi. Torniamo ancora in studio. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. State ascoltando Radio Roma.